Non possiamo nemmeno immaginare quanto amorevolmente il Signore ci osserva, ci segue e ci sostiene. Anche quando siamo nel peccato, Egli non smette mai di amarci così come siamo e desidera molto più di noi la nostra salvezza eterna. Quando cadiamo nel peccato, non dobbiamo pensare che il Signore permetta di farci cadere per un suo capriccio, ma tramite quella determinata caduta desidera che prendiamo consapevolezza di chi realmente siamo affinché si abbia fiducia nella sua insondabile misericordia e ci si abbandoni tra le sue braccia. Senza il Signore non possiamo vivere, siamo come pecore senza pastore. Egli vuole che prendiamo coscienza che è proprio Lui che ci ama per primo, perché ci ha in mente dall'eternità, anche quando noi non esistevamo.